Ciao a tutti ragazzi, sono Ryuzenka. È un sacco di tempo che non mi faccio sentire, è un sacco di tempo che non vi carico più nulla sul canale. Come ben sapete, non ho più tempo per stare appresso al mio canale, quindi non ci sto più caricando quasi nulla. Ovviamente ci sono delle eccezioni, delle grosse eccezioni. Oggi porto One Punch Man, ovviamente faremo un character creations insieme e ovviamente faremo la prima partita, tanto per... Ovviamente, ragazzi, non ci sarà una serie perché, come già ho detto, il lavoro mi prende troppo, non ho più il tempo di caricare video come una volta, non ho più il tempo di stare appresso al canale, però quando potrò farò sempre un video in caso che ci sia un titolo che per me possa veramente valere la pena di fare. Quindi direi di cominciare immediatamente con la nostra partita. Ovviamente siamo uniti al nostro bel pad, cominciamo subito. Ok, carichiamo la nostra partita. Ok, ora possiamo creare il nostro personaggio. Potremmo scegliere di farlo maschio o farla femmina. Ovviamente, come ben sapete, io ho preferenze, quindi lo faremo femmina. Allora, seleziono il sesso, abbiamo selezionato. Poi inserisci un nome. Allora, abbiamo un bel nome del nostro personaggione. Ovviamente lo inserirò con la tastiera. Non posso me la piglia, la tastiera, me la pigli. No, non me la vuole prendere la tastiera. Lo vorrò fare con col cacchio di pad. Va, non importa, va bene comunque. Allora, prima di tutto ci serve una lettera maiuscola. Perfetto. Come al solito noi prepareremo la nostra fantastica zia Silvana. La zia è tornata. Sì, se metto la I è meglio. Ecco, ecco, perfetto. Ritorniamo avanti, femmina, perfetto. Ok, no, perché col pad, ragazzi, non è uguale. Voi pensate, ma non è uguale. Allora, un'altra volta R3, pure in palle, non so. Ah, non c'entra? Non c'entra se si va. Aspettate, ci penso io. Non c'è problema. Vediamo che tornare indietro, sì. Ok, non importa. Noi il nome lo lasciamo attaccato, tanto c'è la lettera che contraddistingue, come tutti i buoni giochi MMO dove non puoi fare spazio, quindi va bene così. È uguale, non ci cambia nulla. La L, zio. Dove vai? È la fretta, il gioco preme, anche perché calcolate che io lo sto giocando adesso che è appena uscito, giustamente se pensate bene che è mezzanotte, quindi non abbiamo tempo di fare una partita lunga, faremo una partita tanto per, comunque la zia Silvana ci sta. Ok, perfetto, controllo connessione online, guarda qui ci frega niente. Modalità giocatore online, vuoi giocare online? No! Noi giocheremo offline, come sempre, perché il gioco online non ci piace. Soprattutto perché c'è gente che ci potrebbe picchiare, non mi pare il caso. Qui ovviamente c'è la creazione del personaggio, io ve li torno indietro un attimo, è giusto per farvi vedere in realtà le solite cose. Vi dice più o meno come personalizzare il personaggio e le varie opzioni di gioco che... Da quello che ho visto non le avremo tutte, perché alcune dovremmo comprarle allo shop, mentre faremo la modalità storia. C'è un fantastico sistema di creazione che ovviamente ci permetterà di mettere varie oggettistiche. I colori ovviamente classici, conoscete, i colori abbastanza predefiniti, non è che faremo cose strane. Ok, chiudiamo. Allora, la foto dell'eroe adesso non ci interessa. Volendo la voce possiamo selezionarla prima. Ok, let's how about this? Ma a parte gli scherzi, non c'è tipo costume, accessori, colori? No, sinceramente sembra di no. Sai, l'audio in inglese non piace tantissimo. Oh, I'm just getting started. I have confirmation on the target. I'm just getting started. I'm just getting started. It's not over yet. Target confirmed! Commencing mission! Ma quasi quasi tengo questa. Andiamo al volto. Come avevo già detto, non avremo molta scelta perché sulla demo che avevo visto
c'erano praticamente tutti i volti disponibili, quindi alla fin fine non avremo tutta questa gran scelta. Vediamo un po' meno di sceglierne uno carino, magari tengo questo un po' più nelle mie corde. Poi andiamo indietro. Segni particolari non ci interessano sinceramente. I capelli sono importanti. Certo, se facevo se l'avessi chiamata Saitama, facevo pelata, sinceramente anche no. Soprattutto anche no. Sì, magari un altro colore ci stanno. Andiamo avanti, altezza. L'altezza va bene così. Dimensione testa, lasciamola così. Muscoli, sinceramente non mi pare il caso, non è il nostro personaggio. Muscoli delle gambe, non mi pare il caso. Dimensione mani, sinceramente, eccole, così vanno bene, un po' più small, giustamente una donna che ha mani più piccole. Dimensione piedi, io li lascerei esattamente come sono. Costume, come vedete abbiamo ben poca scelta, perché come avevo già detto, avevo visto le prime demo, c'era tutto sbloccato, è facile, giustamente tutto sbloccato, la scelta è molto ampia. Sinceramente non preferisco magari questo. Sì, questo magari ci sta. Pantaloncino. Sinceramente no. Questi ci stanno, bene o male ci stanno, magari però c'è una giacca meglio. Non penso che ce l'abbiamo. Abbiamo magliettazze, magari il maglione. Col maglione, se volendo col maglione ci starebbe anche, facciamola col maglione, magari mi cambio colore. Poi le mani per forza, un bel paio di guanti ci stanno. Piedi, ci abbiamo gli stivaletti che non sono niente male, li prendo. Poi andiamo avanti, accessori. Qui gli accessori vi potrebbero fregare, perché se voi andate solo su testa, perché vabbè, metto accessorio in testa e ve li piazza così. Ma che? Perché non sta. C'è pure la faccia di Saitama. Che me la metto così, no? Faccia di Saitama. Bisogna andare sul volto, ragazzi. Sul volto, vedete, ora adesso in posizione il naso da pagliaccio, gli va bene. Il cappello no, perché lo doveva portare in testa. La faccia di Saitama al posto della vostra, eh? La mascherina. Ma io ci metto un bel paio di occhiali che ci stanno bene bene. Poi qui niente, direi di andare avanti, tanto non c'è nient'altro da mettere con queste cose. Colori, allora, colore occhiali, mi pare che c'era un modo per, no, settore solo avanti e indietro. Ah, eccolo, ora mi ricordavo, perché c'era un modo per zoomare, no, me lo dovevo solo ricordare. Occhiali, allora, gli occhiali io li farei, allora, questo che è il colore 1 e il colore 2. Neri. Che stress, ah, perché devo spostare io, sono un cialtrone, ragazzi, come sempre. Se le cose le fate male, col mao, con la tastierina, non col coso. Però non cambiano colore, mi pare strano le cose. Dovrebbe cambiare il colore della lente. Ah no, gli occhi! Gli occhiali, sono un cialtrone. Lasciamo perdere. Allora facciamo gli occhi, li facciamo. Allora, il colore base, poi tanto gli farei. Mi pare che l'ho visti giusti. Può essere. Sì, era al contrario, ho capito tutto. Così, e questo andava rimesso così. Ecco, adesso vanno bene. Poi capelli, colore 1. Sì, così ci stiamo. Ok, poi torno indietro. Colore 2. Così non ci starebbero neanche male. Così non c'entrano una chips.
volendo si potrebbero far pure così, ma non è il mio genere. Facciamo così. Anzi, forse al contrario. Sì, al contrario, così. Poi torno indietro, sposto. A questo punto c'è un'idea ancora meglio. Così. Ecco, così. Perfetto. Così mi piace. Allora, torso. Il torso. Chiamiamola finalmente la nostra magliettazza. La magliettazza ci sta. Io lascerei esattamente nera. Gambe ci sono varie varianti di colore, devo solo capire. Allora, questo è il colore principale, ma è troppo via così, ma così dai. Poi questo è il colore secondario, però non cambia un cacchio, lo lascerei anche così. E questo sarà riflesso, non cambia niente uguale. Lasciamo così, visto che non mi cambia un tubo, fondamentalmente. Mani, i guanti li farei un pochettino più scuri, così. Anzi no, magari li facciamo facciamo fatto con tinta, lasciamoli così. I piedi, gli stivalozzi pure facciamo tocco nero, bro. Accessori? Perché c'è mai accessori noi? Non lo so. Ah, gli occhiali sono gli accessori, incredibile. Siamo 2:30, cerca occhiali. Perché gli occhiali li volevo fare diversi. Ecco, esatto, li volevo così. Poi torno qua e... perfetto. Ok, mi pare che abbiamo messo tutto. Allora, accessori l'abbiamo messi, i colori li abbiamo messi, perfetto. A sto punto direi di andare avanti. Per andare avanti. Ah, ho capito, termina le modifiche. Puoi salvare, salva, esci. Torna alle modifiche. No, salva, esci. Ci va bene così, perfetto. Quindi basta, queste modifiche ci hanno stufato. Vuoi cambiarlo? Certo che voglio cambiarlo, nome da eroe, grazie. Beh, Lady, bello, mi piace. Allora, cancellare sta roba. Nome d'eroe. Ah, ce l'abbiamo, c'è poi il nome d'eroe, già ci ho pensato. Però mi serve la lettera, mi serve la R. A qualcuno gli verrà in mente perché. Usare questo nome d'eroe? Certo, grazie. Hey! Dead already? Pathetic! You normal, fratello de Blanca? As durable as wet cardboard. Those eyes! I like them! Let's wrap this up, shall we? Drum roll for the stunning climax! Arrivato, Saitama. Who the hell are you? Just a hero passing by. So we got a jokester, huh? Well, I'll send you to hell along with this one! Hey, you?
You okay there? Pare di no. Non eravamo ok. Hey, you listening? Vedi che alla fine ci ho preso con la faccia, eh? Anche se non è che ha zoomato tantissimo, potevo fare di meglio. You were what now? Reminiscing about the time you first decided to become a hero? Well, you did pass the hero certification exam. A little elation is understandable. But I got some information you may need to know. This is for your own good, kid, so listen up. Che c'è, canzoni Azuara? Ma chi sei, Pierino? I'll take it from the top. You need an explanation, right? Bah, sinceramente facciamo questo tutorial, almeno ve lo faccio vedere. So, as I mentioned earlier, Lecture Man's the name. Non so, fai i tutorial, comunque. I've been active since last year. Got a hero question? Lecture Man's got the hero answer for you. Us veteran heroes have to look after up-and-comers like you, you know? It's sort of our duty to keep you safe. Well, veteran might be an overstatement. I'm only in Class C. Oh, you do know about the ranking system, right? Classico, alla fine quando passi di livello passi pure di rank, è ovvio. Vabbè, chiudiamo il tutorial, andiamo avanti. Like the certification exam place you in class C2. Neato. Beh, grazie al cavolo, sono appena arrivato, che classe volevo che ero. Blaze through enough hero association missions and your rank will rise. Soon enough you'll be at the top with the best of the best. For now, let's concentrate on graduating to class B. Don't expect to be monster busting natural disasters right off the bat. Dream big, but that stuff's usually reserved for Class A and S heroes. Us Class C guys have our hands full helping city folk and putting down weaker monsters. That pretty much covers the basics. Mosey on over and accept your first mission. Is what I'd like to say, but Association HQ rarely gives us Class C heroes any official work. How about a change of set? Come on. Meno male che i caricamenti sono molto veloci, quindi non è male. Il caricamento, sai, è sempre una cosa un po' snervante durante un videogame. Infine. Caricamento veloce uguale gioco fluido. That's an association branch office. There you can find some jobs more geared toward us regular joke heroes. Make your mark by first acing a couple branch missions. The more you contribute to helping the people, the more headquarters will trust you. Gain the trust of HQ, and they'll start giving you work. Capisce? Come al solito ci fa rivedere la tesserina, le cose, i punti, poi ci sta il sistema con l'esperienza, il denaro che ci darà, il punto esperienza, che la cosa non è male, il numero di stelle, il grado, che fa benissimo, come un buon videogames, con i punti esperienza, ci sta, ci sta. Vabbè, vediamo un po' ste missioni alla filiale, sembra che fai fare un cacchio di troppo. Well, that does it for Hero 101. Try your hand at a mission from the branch office there. I'll be waiting right here. So come on back. Oh, è finita la chiacchiera. Yuhu, allegria. Altro tutorial. No. Basta con le... Basta tutorial. La mappa la potevo vedere da solo. È
grazie. Ma anche a GTA c'era tutto sto tutorial. E vabbè, andiamo qua, vediamo un po' sta missione, magari facciamo questa, vediamo un attimo com'è più o meno la situazione, poi magari ci salutiamo. Non voglio fare un video lunghissimo, perché già la creazione del personaggio ha avuto la sua bella perdita di tempo. Vediamo un attimo, facciamo questa missione, vediamo un po'. Primo sangue, una missione, da un bel po' di soldini, un po' di esperienza, vabbè, vediamo un po', vediamo come va. Puntualizziamo il fatto che non so i tasti, quindi non so quello che ne verrà fuori. Lo vedrò lì per lì. Però sicuramente vedrà anche quello, molto d'oggi. Questo che è Genos in versione non si sa chi sei, però sei Genos. Vabbè, quello lo sapevo anche io. Allora, Remix per attaccare non era quasi scontato. Abbastanza semplice. Era quello, ovviamente c'è quello contrario, col basso. I won't let you get away, huh? Andiamo a per saltare. Pardon, l'idea c'è. Ho capito, B più Y, l'ho premuto, il cipocciottino di pellice. Siamo parati. Prova a schivare. Ah, tutte e tre dovrei premere. Pure LT devo premere. Can you handle this? Ah, così.
handle this? Can you handle this? L'idea è quella. So persistent! Un combo abbastanza semplice, insomma, niente veramente impegnativo. Cioè al tempo potevo metterci un pochino di meno, bonus più o meno uguale. Comunque vabbè, abbiamo preso una S, ci piace, la S ci piace sempre. Si poteva fare un pochino di più come tutte le cose. Però ovviamente l'ho appena preso, quindi non posso pretendere i miracoli assoluti. E comunque abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Ok. Penso che abbiamo visto tutto. Facciamo B di fine. Vediamo un attimo. Boh, adesso voglio giusto vedere, tanto per togliermi lo sfizio ci dovrebbe essere un negozio di costumi. Vediamo un attimo dov'è. Abbiamo visto che c'è la stampella, ci andiamo un attimo, vediamo un attimo che cosa si potrebbe acquistare. Qua no, stampelluccia sta di là, no, piano mi ci oriento, eh. Perché non ce l'hanno qua? Ah, perché c'è sta questo qui, che cazzo vuole? Parla. Ah, bellissimo, non possiamo comprare una cippa di caca, lasciamo perdere. Non possiamo comprare nulla, quindi non si può fare nulla. Oddio, questo! Ariechite, ma che ci stai a fare qua? Ma dove va? Cioè, questo c'ha mezzo costume di Saitama, c'ha i pantaloni dell'Idling, cioè, che sei mezzo ninja, mezzo Saitama, coi capelli tutti inciafrugliati, bellissimo. Questo è il peggio. Una cosa, lasciamo perdere. Pure questo invece ha vestiti imbarazzanti. Non ho un'idea. Ma facciamo una cosa, dai, facciamo l'ultimo combattimento volante proprio, poi chiudiamola, no? Così vediamo un attimo. Allora, facciamo uno volante così che veloce veloce. Una cosa velocissima. Ci facciamo un'idea. Certo, trovo un po' scomodo il fatto dei tre tasti più LT, devo trovare un modo comodo per premerli, sinceramente. How about I take you on? Non sono d'accordo. Devo dire che va bene. Don't count me out. Ah, adesso vedo un po' di... Justice Crash! Ma che? I'm weak. I know that much. Oh.
How about this? Justice Crash! Justice Crash! I always do what I can. Regardless of what my hero rating is. Sul finale non ho capito nulla, quindi va bene anche così. Gli ho tirato addirittura la bicicletta. Comunque la S nulla abbiamo presa, sa, non era bella. Comunque si può ripetere la missione adesso. Non credo. Anche perché è ora che vado a fare l'ora dei pavesini, come si dice. Domani se no al lavoro stavo col tuffo Lomas. Quindi no. Comunque abbiamo capito anche come si fa l'entrata eroe, quindi la cosa non è male, alla fin fine. L'unica cosa che fortunatamente è bella dinamica, il fatto che il gioco è dinamico, i caricamenti pure, e va bene. Molto spesso i caricamenti sono talmente stressanti che non si può fare. Ok, allora. Direi che più o meno va bene. Vabbè, comunque abbiamo visto più o meno la mappa della città, quindi le varie cose, gli attacchi che ovviamente alcuni vanno sbloccati, li sbloccheremo. Abbiamo i soldi, li vediamo in alto a destra. Guarda, i fogli, i foglietti, non me ne frega un po'. Altro. Che cos'è altro? Ah, vedi, qui c'è la famosa event, tutorial, galleria, opzioni. E vabbè. Dettagli regole. Tutta roba che si può rivedere. Allora ragazzi, ho deciso che concludiamo qua il nostro video. Spero che il titolo vi sia piaciuto. Speriamo che ci saranno la possibilità magari di fare qualche altro gioco. Vediamo un attimo se riuscirò a caricare qualche altra cosa. C'è un sacco di carne al fuoco. Punterei molto sul nuovo Resident Evil, Resident Evil 3. Sicuramente il Nemesis sarà molto accattivante. Speriamo che esca abbastanza presto, anche che purtroppo ci ho che aspetta ancora 2 mesi. Uno, meno male, è già finito, entra il nuovo mese. Poi però sempre il 4... mi pare il 20 o il 6-20, mi pare più o meno dovrebbe uscire il nuovo Resident Evil, speriamo bene, così porterò qualche altra cosa sul canale. Ragazzi, un saluto da Ryuzenka, ci vediamo alla prossima e ciao!